raccomando, per permettere a tutti la brevità, la stringatezza, prendo il microfono, si può alzare in piedi, prego. Buongiorno a tutti, sono Fabio Amici, mi occupo di temi della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni per l'Arco Marche, Associazione dei Consumatori. Ecco, come ho detto ieri, vorrei porre l'attenzione a alcune riflessioni. Si parla di trasparenza, si è parlato delle criticità, delle omissioni da parte delle autorità di vigilanza, e qui volevo fare presente che queste autorità devono adeguarsi alle normative anticorruzione, devono fare un piano triennale di prevenzione della corruzione. Parlo per esempio di Banca d'Italia e Consob. L'hanno fatta, per esempio, la Banca d'Italia l'ha aggiornata nel 2018. E su questi piani di prevenzione della corruzione, noi, associazioni di consumatori, abbiamo perso un potere enorme. Il decreto legislativo 97 del 2016, l'articolo 10, ha abrogato il comma 1 dell'articolo 10 del 33. E quindi tutte le pubbliche amministrazioni, i soggetti che erano tenuti a chiedere i pareri al CRCU e ai CRCU, non lo devono fare più. Io quando ho letto la posta sono partito, sono andato a Roma, ho incontrato il dottor Del Vecchio, dico, ma guarda, che questo decreto legislativo mi sembra che abolisca questo compito che compete a noi. Cioè noi avremo la possibilità di dare il parere sul piano di prevenzione della corruzione della Banca d'Italia, della Consob. E ieri l'avvocato Tangela, che io ringrazio per il suo intervento serio, preciso, sulle omissioni di vigilanza che sono state uno dei settori che hanno contribuito a consentire ai funzionari della banca, io sono stato un funzionario di banca per tanti anni l'ufficio legale, quindi conosco la realtà all'interno delle banche. E quindi ritornando poi alla domanda, poi noi associazioni di consumatori, io non condivido il presupposto che noi dobbiamo difendere gli utenti dei servizi, ma com'è possibile che non siamo dotati di autonomia e indipendenza e dobbiamo appartenere a un CRCU che è gestito da dirigenti, tanto di cappello, della regione Marche o delle altre regioni, o il CRCU che è un dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico? Io vorrei l'autonomia e indipendenza dell'associazione di consumatori e poi ripristinare questo obbligo che avevano le pubbliche amministrazioni di chiedere il parere a noi associazioni di consumatori del CNCU, perché nessuno ha reagito seriamente a questa nuova legge. Grazie. Grazie. Chi vuole rispondere al microfono là, velocemente, così diamo modo a tutti di tutti coloro che vogliono di intervenire. Prenotatevi, prova.